Bentornati nella mia stanza e oggi faremo un video un po' diverso dal solito e sarà una reazione all'udita, ovvero le domande e affermazioni inopportune che mi vengono poste quando io vesto l'udita, quindi quando sono in giro tranquilla, le persone mi fermano in strada e mi fanno queste domande o affermazioni. La prima delle quali è: perché ti vesti così? Io a questa domanda ho sempre risposto con gentilezza, io rispondo sempre con gentilezza, perché mi piace, però a volte vorrei rispondere: e perché tu ti vesti così? Cioè sembra che ti sei lanciato dentro l'armadio con gli occhi chiusi e hai afferrato le cose che ti sono capitate proprio a caso, quindi sarebbe più opportuno che io ti chiedessi perché tu ti vesti così. Cioè non so, non so perché le persone si sentono in dovere di chiederti perché sei vestita così quando vedono una cosa di diverso da ciò che sono loro. Quindi è una cosa, non so, a volte mi chiedo davvero, ma e perché tu pensi così? Cioè, perché ti sei preposta di farmi questa domanda tu? Non so, io mi vesto così perché mi piace. Tu perché ti vesti così? Perché devi? Non penso. La seconda domanda è tipo legata alle festività, ovvero qui da noi è tipo: c'è festa? A volte mi è capitato di rispondere sì, sono di là che si stanno esibendo. La persona è rimasta un attimo interdetta e infatti io in quel momento ho detto: è per come sono vestita, vero? Sì, no, non c'è festa, io mi vesto così normalmente. Cioè, non so perché il vestire Lolita sia automaticamente abbinato a una festività. E questo ci riporta alla domanda successiva, che sarà: non è carnevale / Halloween? Lo so che non è carnevale o Halloween, ma io mi vesto così comunque. Cioè, anche tu dovresti un attimo pensare al fatto che non è carnevale e o Halloween, e quindi io ne sono consapevole perché vedo il calendario tutti i giorni, so che giorno è oggi. Quindi non c'è bisogno che tu me lo ricordi costantemente ogni volta che mi vedi. Non so, le persone a volte non pensano, abbiano molto cervello, forse non ci arrivano proprio. Cose brutte. Oppure poi ci sono quelle domande o affermazioni che riguardano il fatto di... sono a volte dei complimenti, ma i complimenti sfociano in qualcosa che non dovrebbe essere. Ad esempio: oh, che bella gonna, e cominciano a toccare. Non mi tocchi, per favore. Una volta, durante un raduno, ad una ragazza, siamo entrati praticamente dentro un negozio e la commessa si è praticamente fiondata su di lei: oh, che bella gonna! E le ha sollevato la gonna per vedere cosa c'era sotto, nel senso per vedere la petti. Poverina, lei è rimasta traumatizzata, cioè era stupefatta, perché cioè, tu non pensi che è una persona normale lo farebbe? Cioè magari a una persona che veste anche normale, cioè tu non vai lì e le sollevi la gonna come se niente fosse. Cioè non so se ci arrivano magari certe persone, perché boh, io non lo farei mai. E comunque il fatto di toccare sempre, e toccano, non sei consapevole che forse ci sono delle persone a cui non piace essere toccata e non so, palpeggiata ovunque, non in senso molestia, però toccare i propri vestiti, le scarpe, cioè almeno chiedi: posso toccare? No, non puoi. Cioè magari potrei anche darti il permesso, ma se lo fai a prescindere io ti dirò: per favore smetti di toccarmi. E questo riporta anche al tipo domande: ma hai le lenti a contatto? No, i miei occhi sono cambiati del giro di una notte, sai com'è? Ho fatto l'intervento così, non avevo niente da fare questa notte, mi sono detta perché no? Così come: ma hai le ciglia finte? No, mi sono cresciute di notte, ci ho messo il concime e mi sono cresciute. Che perspicace! E oltretutto, sempre collegata a queste domande, viene sempre chiesto: non ti danno fastidio? A te darebbe fastidio girare con un chiodo piantato in testa? Non penso, quindi non penso te lo metteresti mai. Quindi no, non mi danno fastidio. Sempre riguardo al vestiario, mi viene spesso domandato
riguarda le scarpe. Belle, ma fanno male. Sì, se te le do in testa, sì, fanno male. Sì, sono una persona violenta, non fateci caso. Poi, spesso, queste sono le citazioni che durante le mie passeggiate quotidiane mi vengono fatte alle spalle, ovviamente, perché non mai me lo direbbero in faccia. Comunque, ciao bambolina, questo ripetuto almeno una decina di volte, sempre dalla stessa persona, è abbastanza disgustoso. E citazioni come: ma da dove ne è uscita quella? Come se io non ti sentissi. Non sono ancora sorda. Ci sento. Ovviamente mai passerà di moda il fissare, ma non un fissare tipo. No, tipo così che ti proprio si girano quando passi e rimangono sconvolti come se tu venissi da un altro pianeta. Non so, come se. Non lo so. Non riesco neanche a spiegarlo, sinceramente. Oh, vorrei solo che la smettessero di fare quelle cose, perché tanto io non smetterò di vestire Lolita. Quindi, oltretutto, cioè, sembra che non mi abbiano mai visto. Cioè, la mia città è piccola, non che sia una grande metropoli tipo Londra, che, ok, c'è una persona che magari non ti ha visto, potrebbe rimanere sorpresa dal vederti così per la prima volta. Qua mi vedono tutti, cioè, ormai mi conoscono. Oh, ma ogni giorno loro rimangono lì a fissarmi come se io possedessi l'unico anello e loro fossero Sméagol. E quindi mi guardano così. Oh mio Dio, è il mio tesoro. No, smettete di fissarmi innanzitutto, di grazia. Io di solito quando mi fissano rispondo fissandoli. Perché non so, ho notato che li lascio un po' così interdetti. E quindi lo faccio, perché mi sembrava giusto che li fissi anch'io. Perché non mi sembra vero che una persona sana di mente si metta a fare certe cose e quindi le fisso, perché sono delle persone strane per me. E quindi questo è il mio video. Nel caso mi capitino delle altre situazioni abbastanza imbarazzanti, quali sono il rapporto che ho io con le persone della mia città, diciamo, vi farò un altro video, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!